Non posso entrare sul libero mercato. È lo stesso tema dell'artigianato, del commercio, di chi che vende qualsiasi cosa. Che lei mi mostra cosa prende a fine mese? Ma perché uno deve bene per forza di cose? Se andiamo a buttarla in vacca, visto che parliamo di zootecnia, buttiamo in vacca. La giornata padovana dei trattori si è trasformata in un lungo confronto con la politica. Sul palco insieme agli agricoltori infatti è salito l'assessore regionale Federico Caner, che tra contestazioni e accesi dibattiti ha raccolto i malumori e la rabbia dei manifestanti. Il tema vero che loro hanno è che non è riconosciuto a loro il valore del prodotto finale, cioè i costi di produzione che loro hanno sono spesso molto più elevati rispetto a ciò che gli viene pagato del prodotto finale del chilo di kiwi piuttosto che del litro di latte. Loro vogliono questo, vogliono che venga remunerato il giusto della loro produzione. Questo non è un tema semplice, perché è un tema che dobbiamo portare a livello nazionale. Non a caso mi hanno chiesto di portare avanti il progetto sui costi di produzione e di riconoscimento e sul tema delle pratiche sleali. Perché? Perché c'è qualcuno che purtroppo vende il prodotto sotto costo. Nelle scorse ore a Caner aveva scritto il senatore bellunese Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura, chiedendo di snellire la burocrazia per facilitare i pagamenti di AVEPA. Ciò che dice il senatore De Carlo, mi ha scritto una lettera, non è corretta nei contenuti, perché oggi noi qua abbiamo spiegato ai contadini, agli agricoltori, assieme alla VEPA, qual è la situazione vera dei pagamenti. Abbiamo spiegato che il ritardo non è dovuto da una VEPA che lavora male, ma da un sistema nazionale che è cambiato, dell'AGEA, che per carità anche loro hanno avuto i loro problemi, perché passare da un sistema alfanumerico a satellitare, che significa un controllo, una mappatura di tutto il territorio, non è facile. C'è un tempo di adeguamento e vedrete che il prossimo anno non ci saranno più i tempi di quest'anno. È un tema che abbiamo spiegato e mi pare che l'abbiano anche capito. Tra gli agricoltori anche la consigliera regionale di Forza Italia, Elisa Venturini. Un ragionamento va fatto anche con la grande distribuzione, che poi acquista i prodotti e non viene garantito quello che è tutta l'attività, lo sforzo, la fatica che fanno gli agricoltori per produrre quello che dopo noi mangiamo.